Ariete. Il 2022 sarà un anno di complotti e di sotterfugi. Nel sottostare a leggi imposte sarete obbligati a rinunciare a parte dei vostri meritatissimi guadagni, che comunque avreste speso in spezie varie da mandare in cenere. Il nuovo anno, però, fa intravedere un barlume di speranza per il vostro futuro. Consiglio di buttarvici a capofitto. Toro. Sarete una persona nuova, diversa, migliore? Chi lo sa? Sicuramente meno introversa e più espansiva, quasi ai limiti della follia. Avrete un serio problema con l'alcolismo e spesso vi troverete invischiati in situazioni apparentemente senza un senso logico. Ma non è forse questo il bello della follia? Gemelli. Inizierete l'anno con grandissime aspettative per poi calare drasticamente e capire, man mano che l'anno avanza, che forse l'ambiente in cui siete capitati non è quello adatto a voi. Forse meglio darsi alla birra o ad altri lavori. Nonostante la vostra inutilità, l'azienda per cui lavorerete avrà un anno d'oro, quindi ottimismo. Cancro. Occhio alla bilancia. Non nel senso zodiacale, ma nel senso oggettivo. Il vostro desiderio di rilassarvi e godervi la vita vi porterà ad un eccessivo aumento di peso, che causerà di conseguenza problemi sia di salute che sul lavoro. La vostra pigrizia, però, non vi permetterà di affrontare il problema e dentro fine anno verrete licenziati. Leone. Diventerete leader di voi stessi. All'ombra di un capo, la luminescenza della vostra stella è spesso oscurata da personaggi che si ritengono superiori, ma voi sapete quant'è il vostro valore. Uscite allo scoperto, fatevi notare, alzate la voce e guadagnatevi la pagnotta. Soverchiate il sistema, siete voi i nuovi leader. Vergine. Soldi? Male. Rinunciate ad un lauto stipendio pensando di valere di più, ed invece verrete assoldati per una pipa di tabacco da un'azienda che funziona molto peggio della precedente. Salute? Male. Vi attaccherete alla bottiglia per dimenticare fatti del passato che vi impediscono di avere un presente decente. Lavoro? Male. Il vostro desiderio di ammazzare il capo vi porterà a mettergli le mani al collo e ad essere licenziato. Altro? Alla grande. Ma che resta? Schitarrate a go-go. Bilancia. Sarete un muro. Nessuno potrà passarvi sopra. Ma un muro altissimo e sottilissimo. Basterà un soffio di vento per far crollare il castello su se stesso. Occorre essere forti e, man mano che la struttura cede, reinventarsi per rinforzare la propria esistenza. Scorpione. Potete essere la persona giusta al posto giusto, la persona giusta nel posto sbagliato o la persona sbagliata nel posto sbagliato. La scelta sta a voi, ma sappiate che passare dall'essere un amuleto ad essere un freak non valorizzato, all'essere un ex MVP alla canna del gas, è veramente un attimo. Sagittario. Fenomeno da baraccone o fenomeno vero? Chissà, sta a voi deciderlo. Dal vostro atteggiamento e dalla vostra caparbietà passeranno tutti i successi legati al 2022. E se improvvisamente ti senti perso, spaesato, senza appigli, tingiti i capelli di biondo platino e diventa anche tu Jessica Fletcher, l'anziana signora che ha tutte le soluzioni in mano. Capricorno. Passerete dall'essere il giullare ad essere la pedina chiave dei vostri progetti. I tempi in cui venivate derisi per le vostre capacità verranno rimpiazzati da grandi responsabilità e innumerevoli elogi. Scoprirete ben presto che il vostro successo futuro dipenderà esclusivamente da quanto crederete in voi stessi. Acquario. Poker face, ragazzi. Sarà un anno in cui essere furbi, sfruttare il momento, il carpe diem, sarà la chiave. Se poi prendete tutto ciò che vi capita con una vena scherzosa, vivrete quest'anno nel migliore dei modi. Continuate così e i successi, soprattutto nel lavoro, non mancheranno. Pesci. Got o bust? L'anno dei pesci sarà o bianco o nero. Non esisteranno le scale di grigio. Puoi essere il great of all times o puoi essere un bust. Dipenderà solamente da ogni singola tua scelta nei momenti in cui ti troverai di fronte ai classici bivi della vita. Scegli bene.